Valar Morghulis ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di Guerra dei Cinque Re, dopo aver fatto una bella panoramica su altri personaggi relativi a questo momento particolarmente tragico all'interno della saga. Torniamo a parlare del giovane lupo, torniamo a parlare di Rob e delle sue razzie nelle terre dell'Ovest che comunque stanno continuando. E vi dicevo un po' di tempo fa che queste razzie erano fatte con un obiettivo preciso, cioè attirare Tywin a casa. E come fai a colpire nell'orgoglio Tywin? Gli prendi i soldi, le miniere, gli togli quello che caratterizza la sua famiglia. E infatti Rob manda Jon Amber, grande Jon Amber, a prendere ben 3 miniere dei Lannister, mentre lui con i suoi uomini attacca i vari alfieri Lannister, in particolare conquista anche facilmente il castello di Ashmark e quindi c'è un po' di casino nelle terre dell'Ovest. Il prossimo obiettivo di Rob poi è il Crag. Il Crag è effettivamente il castello di casa Westerling. È un castello diroccato ormai, vi abbiamo già parlato in realtà della famiglia Westerling, caduta abbastanza in disgrazia. Nonostante ciò però è comunque una buona conquista e Rob invia i suoi uomini migliori al momento, Piccolo, Jon Amber e Walder Frey il Nero, ad arrampicarsi di notte sulle mura del castello per andare ad aprire la strada per la conquista. Invece Rob attacca direttamente con i suoi uomini il cancello principale che viene sfondato da una rete. E Rob come al solito partecipa alla battaglia, aiutato anche dal suo metalupo che si diverte a uccidere anche una guardia. Però proprio Rob durante il combattimento, nonostante la facilità del tutto, viene colpito da una freccia al braccio e quindi rimane ferito. Il castello tuttavia viene abbastanza conquistato facilmente perché era in rovina, hanno resistito, però non potevano fare granché, e i signori del castello, della regione, fanno atto di sottomissione al giovane lupo. Anzi, Lady Sibyl Westerling invia sua figlia Jane a fare da infermiera privata al re del nord ferito. Il punto è che mentre Rob è qui nel castello costretto a fermarsi al Crag per riprendere le forze, riceve la notizia di quello che sta accadendo al nord con Tyon, che non solo ha preso grande inverno, ma sanno loro, anche se non è vero, ha ucciso i suoi fratellini Rob, Rickon e Bran. E a questo punto Rob è ferito al Crag, sia fisicamente ma anche soprattutto nell'animo, e decide di trovare conforto proprio tra le braccia di Jane, e i due passano la notte insieme e fanno un po' di casino. Un po'. Facendo questo però, Rob prende la virginità di Jane Westerling, significa ovvero prenderle il suo onore, visto che era una donna nobile, non sposata. E quando c'è la parola onore accanto a uno Stark, lo Stark prende onore e lo sostituisce come parola alla parola cervello. Rob, che ha 16 anni, però è pienamente figlio di suo padre, decide il mattino dopo, per riparare l'onore ferito di Jane, di sposarla subito. Il mattino dopo, neanche 12 ore sono scaldati, una finita, sposati, marito e moglie, finché morte non li separi. E non essendo uno Stark, la morte arriverà tipo in 2 giorni. Sei pur sempre il figlio di Ned, quindi tutto va come deve andare quando sei il figlio di Ned Stark. Diciamo che le stesse cose accadono nella serie televisiva in maniera diversa, ed è giusto sottolineare le differenze, perché in quel caso in TV Rob viene subito stregato da Talisa, che è il corrispettivo di Jane in questo caso, e loro prima si conoscono, stanno insieme, passano del tempo, si innamorano pian piano e poi per amore effettivamente decidono di sposarsi. Nei libri le cose sono un pochettino diverse da come vi abbiamo raccontato. Perché Rob è un ragazzino. Gli hanno appena detto che dopo aver perso il padre manco 2 settimane prima gli sono morti 2 fratellini per mano di quello che pensava essere un suo fratello. È preso dallo sconforto, tutto confuso, tutto inebetito quasi, ha combinato un macello, perché di macello si parla. Lui ha sposato Jane Westerling, che è una donna anche più grande di lui, di un'altra famiglia, di una regione che stanno invadendo, ma era già promesso sposo. Comunque, a prescindere dalle motivazioni, che sia l'amore puro, che sia semplicemente il voler riparare all'onore di Jane, mi viene da dire Jane Poole, per forza, Jane Westerling,
le conseguenze sono le stesse. Questo è il momento in cui tutto inizia ad andare storto per Rob, perché lui aveva promesso di sposare una Frey a Walder Frey, e da quel momento i Frey in tutto il mondo, appena sentono la notizia, cominciano a lasciare Rob da solo. E infatti i Frey si ritirano subito dal castello dei Westerling, dal Krag, e appena udita la notizia abbandonano anche Delta delle Acque. Gli unici Freyr che rimangono nello schieramento del nord sono quelli che sono presenti ad Arrenal, comandati in pratica da Rose Bolton. Quelli rimangono stranamente lì. Tra l'altro, di quelli che stanno al Krag c'è Walder, detto il Nero, che non a caso viene chiamato così perché incute un po' di timore in tutti quelli che gli stanno accanto. È un tipo abbastanza irascibile. Questo qua la notizia la prende molto bene, addirittura minaccia Jane, dice la uccido, così Rob torna vedovo e tu può sei sposare libero, mia sorella, la Frey che gli spettava. Che diciamo, è un ragionamento che... Io avrei accettato, con senno di poi magari avrei accettato. Vabbè, diciamo, è un ragionamento molto alla Frey, perché comunque loro pensano solo... Sì. O ci date quello che ci spetta oppure vi ammazziamo. Black Walder, complimenti. Cioè, per la vita di Talisa, Jane, come cacchio si chiama lei, ci saremmo risparmiati una strage. Chissà quanto. Vabbè, comunque, questo è sicuramente uno dei momenti, se non il momento più importante e determinante per Rob all'interno della Guerra dei Cinque Re. Perché se fino a questo momento Rob aveva letteralmente sempre vinto, da qui incominciano a inanellarsi tutta una serie di eventi negativi che vedono come fulcro proprio il fatto che dopo il matrimonio inaspettato con Jane, Robin comincia a perdere letteralmente pezzi del suo schieramento, primi fra tutti i Frey. Ma avremo modo di parlare in futuro di tutto questo. Oggi concludiamo con una curiosità, un qualcosa che spesso viene dimenticata. Il Lord del Krag, Lord Westerling, ovviamente, che è sposato con Lady Sybell Spicer. Gli Spicer sono una famiglia molto molto recente, perché è stata fondata giusto giusto dal padre di Lady Sybell, che era un mercante, diventato ricchissimo facendo il mercante, ed è stato elevato al rango di Lord proprio da Tywin Lannister. Il padre del primo Lord Spicer, quindi, ovvero il nonno di Lady Sybell, era anche lui un mercante che andava a Essos, robe varie, e da Essos era tornato con una moglie che era una Maegi, ovvero una delle streghe che si trovano a Essos. E però questa Maegi ovviamente faceva quello che facevano le Maegi, ed era una che produceva filtri d'amore, filtri per curare malattie, eccetera eccetera. Il punto è che il nome di questa tizia non lo conosciamo, ma ci viene detto che era troppo lungo e complicato per gli uomini di Westeros. E quindi quelli li chiamavano sempre Maegi. Migi. In pratica, col passare del tempo, hanno trasformato il suo nome ed è diventato Maggie. A cui poi col tempo ancora hanno aggiunto un soprannome, la Rana, perché evidentemente è diventata vecchia, probabilmente faceva paura visto quello che faceva di professione, quindi Maggie la Rana. Ragazzi, Maggie la Rana è quella che fa la profezia del Valonqar a Cersei. Maggie la Rana è la strega che troviamo all'interno di Westeros ed è la bisnonna di Jane Westerling e bisnonna acquisita di Robb Stark. Quindi non siamo neanche troppo... Ci richiede da anni, parlate di Maggie la Rana. È arrivato il momento. È arrivato il momento del mio insediamento, sarò... Scusami, no. È arrivato il momento di parlare della profezia del Valonqar, quindi magari sarà il prossimo video comunque di qui a poco. Però è curioso sto fatto che è acquisita, però è la nonna di Rob in qualche maniera. Perché cacchio, Martin rispetta la legge. Se sei del nord hai una lore. Per forza. Maggie la Rana ha una lore relativa alla storia principale, perché è imparentata in qualche modo con gli Stark, è canonico. Anche se acquisita, però va bene lo stesso. Comunque è una curiosità molto particolare. Non so se in futuro ci sarà un qualche risvolto in più su questo collegamento, perché proprio Maggie la Rana è parente con i Westerling e così via, oppure è un caso. Lo scopriremo mai, perché ovviamente... Cioè, io ho visto addirittura teorie con Jane che aveva fatto pozioni d'amore per Rob, robe varie, perché era nipote di Maggie la Rana. Vista la famiglia può anche essere. Quindi però... chissà, chi può dire. Ma come al solito le profezie e teorie le lasciamo perdere, perché non siamo troppo esperti di tutto questo. Cioè... No, è perché ce ne sbatte il ca, semplicemente. Non siamo esperti perché non le leggiamo, non ci interessano. Perché vogliamo i libri!
vogliamo i fatti, aspettiamo direttamente i fatti, vogliamo stupirci, non vogliamo farci gli spoiler con le teorie. Questo è veramente tutto, però per oggi parleremo ancora di Maghilarana, ma in futuro non vale la pena parlarne nella guerra dei cinque re. Come al solito vi ricordiamo che abbiamo uno sponsor che è Pampling, che è un sito che è dedicato a magliette a tema nerd, ma non sono magliette, calzini, pozioni magiche eventualmente, caramelle, spezie le trovate come nelle scatoline con le caramelle, quindi se volete diventare ricchi come gli Spicer potete fare una cosa: comprarle col codice sconto Stannis e poi venderle a prezzo pieno, perché ci guadagnate il 20%, quindi pensateci, fatelo. La coscienza di zero chi? Vabbè, quindi poi vi sposate con qualche strega, fate robe varie, vedetevela voi. Comunque il codice sconto è questo, vedetevela voi. Questo è veramente tutto, ci vediamo ad un prossimo video. Valardo Eris.